Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Allora, oggi rispondo a Daniel che mi ha chiesto, un carissimo amico che mi ha chiesto più o meno quali sono i miei studi principali per memorizzare arpeggi e scale su tutta la tastiera del basso. Allora, io ne ho parlato tante tante volte, ho scritto anche dei metodi didattici, soprattutto questo studio di arpeggi e scale su tutta la tastiera del basso. Trovate un prezzo veramente da amici, ma rispondo volentieri, che comunque è un argomento che ripropongo con due nuovi esercizi, uno per gli arpeggi, uno per le scale. Allora, ce ne sono un miliardo, ovviamente faccio oggi, mi sono venuti in mente questi due che amo particolarmente e che ritengo siano veramente utili allo scopo. Quindi, il primo esercizio che vi propongo riguarda lo studio appunto degli arpeggi. Ho preso una successione armonica molto ricorrente, specialmente in ambiti jazz, ma questo a noi non ci interessa. Lasciamo perdere il tipo di accompagnamento, il tipo di base, concentriamoci solo su come studiare questi accordi. Allora, come sapete bene, chi mi conosce, l'ho detto praticamente tutte le mie lezioni. Ci sono vari modi per suonare qualsiasi tipo di accordo o scala, eccetera, arpeggio o scala. Allora, prendiamo un Fa minore settima, io posso suonarlo così, posso suonarlo così, 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 posso suonarlo. Su tutta la tastiera, appunto. Come ci si arriva a questo, diciamo, a questa libertà di movimento lungo tutto il manico? Con appunto lo studio con criterio, quindi non con le geometrie dello strumento, ma piano piano cercando di essere sempre a conoscenza di tutto quello che suoniamo, quindi che note stiamo suonando, quali gradi compongono un determinato accordo, che intervalli hanno le scale, gli arpeggi, eccetera. Quindi a costruirsi piano piano una mappa della tastiera di qualsiasi tipo di triade, accordo, scala, eccetera, in tutte le tonalità. Io quando suono, non che io abbia finito i miei studi, ci mancherebbe altro, lungi da me dire una cosa simile, però dopo tanti anni che faccio e rifaccio, 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 rifaccio questi esercizi, quando suono, non penso più a ok, ora sono un Fa minore settima, quindi ho Fa minore, La bemolle. L'ho pensato tanto, ma poi piano piano ve lo vedo io questo arpeggio. Non è che ora ho pensato a distanze, intervalli, note, cioè, o tanto meno geometrie. Sono tutti lavori che ho fatto che mi permettono ora di andare a occhi chiusi. Cioè, so che l'arpeggio minore settima ha questa mappa, diciamo, sulla tastiera, lo posso fare in qualsiasi tonalità. Vado in Fa diesis minore settima. Non mi cambia niente. Allora, arriviamo al dunque. È un giro armonico di 8 battute composto da questi accordi: Fa minore settima. Quindi sappiamo che ci sono Fa, La bemolle, Do e Mi bemolle. Io posso suonarle queste note nell'ordine che voglio, quindi voicing, rivolti, o mettere tonica. Suonare terza e decima, discorsi che ho fatto tantissime volte, andate indietro nelle mie lezioni, però lo stesso arpeggio io lo posso suonare in mille modi diversi, quindi io posso anche non suonare mai la tonica, eccetera, eccetera. Quindi,
Lo scopo di questo esercizio è suonare le note dei vari arpeggi in ordine, diciamo, casuale. O potete farvi delle tabelle, dire ora lo faccio suonando terza, settima, quinta, tonica. Ora lo faccio suonando quinta, tonica, terza, settima e così via. Ora io ve lo propongo free, al libero, però sfruttando tutta la tastiera. Anzi, secondo accordo. Abbiamo un accordo per battuta, secondo accordo si bemolle minore settima, poi mi bemolle settima, poi la bemolle minore settima, re bemolle major seven, poi nella stessa battuta minore settima, sol settima, do major 7, quindi 2-5-1 di do. Per chiudere l'ultima battuta, quindi l'ottava battuta, sol semi diminuito, do settima bemolle nona, che mi rimanda a fa minore settima. Chi ha studiato saprà che è un 2-5-1 minore, era più o meno questa sonorità qui. E riparto. Mettiamo la base e andiamo a suonare. 2, 3, 4. Thank you.
Allora, questo è il primo esercizio di oggi. Per quanto riguarda invece le scale, l'esercizio che voglio proporvi è sulle scale maggiori, ma lo potete applicare a tutti i tipi di scale. Allora, dividiamo il basso, facciamo finta che finisca sul quarto tasto, quindi che sia composto solo da questa parte qui. Da qui in poi non esiste più, quindi mi cadrebbero le dita nel vuoto. Facciamo finta che sia così. Allora, e lo scopo dell'esercizio quindi è non pensare alle geometrie perché non è più possibile, ma pensare a intervalli, quindi la successione tono, semitono della scala maggiore, pensare quindi a tutte le tonalità e a tutte le note che compongono le varie scale. Quindi ci vuole ingegno per non sforare sul quinto tasto. Allora, io posso partire dal Mi e fare tutta la scala di Mi, quindi tutte le note della scala di Mi finché ne ho la possibilità, quindi fino a un Si, quarto tasto della corda di Sol. Vediamo. Poi vado con semitono sopra e ho Fa. La prima nota di Fa della scala di Fa maggiore è Mi, quindi posso partire dal Mi per sfruttare tutte le note. Mi fa. Posso arrivare al Si bemolle, altrimenti sforo e torno indietro. Poi ho Fa diesis o Sol bemolle. Chiamiamo Sol bemolle. La prima nota della scala di Sol bemolle che ho a disposizione è Fa, quindi parto dal Fa. Poi ho Sol naturale, quindi la prima nota che ho a disposizione nella scala di Sol è Mi, posso partire da Mi. Poi ho La bemolle, la prima nota che ho a disposizione della scala di La bemolle è un Fa naturale, parto da Fa. Poi ho un La, la prima nota di La è un Mi, quindi parto da Mi. Poi ho un Si bemolle, prima nota che ho a disposizione in Si bemolle è Fa, quindi parto da Fa. Ora ho preso un Mi forse per sbaglio, ok, va bene uguale. Poi ho un Si, quindi la prima nota che ho della scala di Si è Mi, quindi parto da Mi. Poi ho Do, prima Do nota della scala di Do ancora una volta Mi, riparto dal Mi. Poi ho Re bemolle, la prima nota che ho a disposizione di Re bemolle è un Fa naturale, quindi Fa. Poi ho Re, prima nota che ho a disposizione di Re è Mi. Thank you.
Poi un Mi bemolle. La prima nota a disposizione, Mi bemolle, fa. Quindi, come avete visto, ho sfruttato tutte le note a disposizione, quindi rigirandole, partendo da quelle più basse, eccetera, eccetera, ma mi sono limitato al quarto tasto. Questo esercizio si può fare poi in mille varianti, quindi posso fare le scale minori naturali, scale minori armoniche, chi più ne ha, chi più ne metta, posso farle tutte discendenti, posso cambiare ritmica, posso impostarmi un tempo, invece di farle per semitoni, posso farle per toni, insomma potete inventare veramente da un'idea tantissime altre soluzioni. Spero di aver chiarito dubbi o comunque dato delle buone idee, buoni consigli a Daniel, se non sbaglio, e vi ringrazio tutti e ci vediamo al prossimo video.